Alzi la mano chi in questo lockdown ha messo su qualche chilo di troppo. Ora alzi la mano chi deve perdere ancora qualche chilo. Non è un segreto che in questo lockdown più o meno tutti quanti abbiamo mangiato un po' più del solito e potendo fare meno attività sportiva purtroppo abbiamo messo su qualche chilo sui fianchi, sulle gambe e sicuramente non siamo al nostro peso forma per gareggiare. La domanda che ci facciamo oggi è se lo stress fa dimagrire o fa ingrassare. La questione è semplicissima, la risposta però è complicata. Nel momento in cui parliamo di stress e alimentazione, dobbiamo considerare alcuni ormoni che sono coinvolti nel meccanismo dello stress e che influenzano il nostro appetito e la nostra tendenza a mettere su peso oppure a perderlo. Nello specifico, gli ormoni di cui vi parlo sono tre. Sono l'ormone NPY, l'adrenalina e la noradrenalina. Questi tre ormoni sono coinvolti nel meccanismo dell'alimentazione. Perché? Partiamo con il primo, ormone NPY. L'ormone NPY fa sì che noi cerchiamo attivamente del cibo saporito. Il cibo saporito per antonomasia è pieno di grasso, è il junk food che ci piace tanto. Quindi nel momento in cui siamo stressati andremo a cercare attivamente e compulsivamente del cibo che ci fa ingrassare. Ma non è finita qui, perché l'ormone NPY non solo ci fa mangiare di più e più saporito, ma fa anche in modo che le nostre cellule assorbano e incamerino la quantità di grasso più alta possibile. Quindi la prima parte della risposta che vi posso dare è che lo stress fa ingrassare. Fa ingrassare perché ci fa mangiare di più ed accumulare più grasso. Però la questione non è così semplice. Perché non c'è solamente l'ormone NPY, ci sono anche l'adrenalina e la noradrenalina e questi due ormoni ci portano a consumare più calorie possibile. Nel momento in cui siamo stressati è sì vero che da una parte mangiamo e incameriamo più grassi possibili, ma dall'altra consumiamo anche tantissime calorie. E quindi lo stress fa ingrassare o fa dimagrire? Dipende dal rapporto tra calorie incamerate e tra calorie consumate. Se le calorie incamerate superano quelle consumate, io ingrasso. Invece, se le calorie consumate superano quelle incamerate, io dimagrisco. Lo stress ci porta nel contempo a aumentare le calorie incamerate e anche a aumentare le calorie consumate. Quindi è difficile dire se lo stress fa ingrassare o fa dimagrire. Può fare sia ingrassare sia dimagrire. Dipenderà da questo rapporto. L'elemento di cui non vi ho parlato ma che dobbiamo tenere in considerazione è quanto moto facciamo. È sì vero che lo stress ci fa mangiare di più e ci fa anche consumare più calorie. In più, se io vado a fare una costante e frequente attività sportiva, io consumo tante calorie in più e quindi dimagrisco. Uno sportivo stressato che fa un'attività fisica costante con buona probabilità dimagrirà, seppure mangi di più. Quindi l'aspetto centrale è se facciamo una buona attività fisica. Se durante il lockdown abbiamo mangiato di più, probabilmente eravamo stressati e fin qui non ci piove. Se abbiamo mangiato di più e non ci siamo mossi perché non ci potevamo muovere, molto probabilmente, se non certamente, abbiamo messo su qualche chilo di troppo. E ora facciamo fatica a fare le nostre corse e non siamo nel nostro peso forma per gareggiare o per ottenere il meglio dei nostri risultati. Però adesso se andiamo a fare un po' di sport, qualche corsa in più, probabilmente riusciremo a dimagrire e anche in breve tempo. Se avete avuto la pazienza di arrivare fino qui, adesso vi proverò a spiegare come mai lo stress ci porta a cercare più cibo saporito e nel contempo a consumare più calorie. Dovete sapere che quando sono stressato, se siamo stressati, è perché la nostra mente sta percependo dei problemi o dei pericoli intorno a noi. Se esistono dei pericoli e dei problemi intorno a noi, la nostra testa dice al nostro corpo: stai pronto per reagire e per attivarti.
Un corpo attivato è un corpo dove il cuore batte più velocemente, i polmoni respirano una quantità di ossigeno superiore, i muscoli mantengono una contrazione costante, quindi è un corpo che sta consumando un livello energetico un po' più alto rispetto a un corpo rilassato. Nel momento in cui il corpo consuma di più, il messaggio che arriva alla nostra testa è: occhio, perché c'è il rischio di finire le energie nei nostri magazzini. E se c'è il rischio di finire le energie, cosa posso fare? Posso mangiare di più e posso mangiare dei cibi pieni di calorie. E allora la nostra testa dice al nostro corpo: vai a cercare del cibo che sia molto nutriente e molto grasso. E allora apriamo il frigo e cerchiamo il cibo più calorico. Per garantire che le energie siano disponibili, allora il nostro corpo incamera tutti i grassi contenuti in questi cibi. Di conseguenza il mio magazzino energetico diventa pieno e io ho tutte le scorte energetiche al massimo per affrontare qualsiasi possibile problema o qualsiasi possibile difficoltà. Se non vado a consumare questo magazzino energetico, io ingrasso. Se invece vado a consumare questo magazzino energetico, io probabilmente o non ingrasso o addirittura dimagrisco. Lo so, non vi ho dato la risposta precisa che vi aspettavate, ma penso che ormai siete abituati. Anche oggi vi saluto e al prossimo video. Ciao e buone corse!